Ernesta, buonasera. Le chiedo se questo 2-2 ha un sapore diverso rispetto a quello di sabato scorso a Pisa. Diverso, dai, partita diversa da quella di Pisa. Io credo che siamo partiti bene, molto bene, siamo andati in vantaggio. Dopo abbiamo avuto 15 minuti a vuoto. A vuoto intendo che abbiamo perso tanti palloni semplici, dove siamo andati un po' in difficoltà fisica perché a correre dietro la palla si fa fatica, ci siamo abbassati e noi, come ci capita spesso, paghiamo tutto. Noi paghiamo tutto quello che ci si presenta. Dopo finiamo il primo tempo, rientriamo al secondo, per me bene. Secondo tempo la squadra siamo stati superiori a loro, per me, e se alla fine una poteva vincere eravamo noi. Ecco, forse il rammarico è anche un po' per il finale, forse si poteva usare un qualcosina di più. Abbiamo portato un po' di giocatori, abbiamo cambiato, però poi giochiamo contro Como, che è una squadra che mette verdi al secondo, a 20 minuti alla fine, se permettono, che fisicamente sono belle bestie, perciò. A tratti il primo tempo mi è sembrato alla pari del Parma, come fisicità, come impatto sui giocatori nostri quando venivano addosso. Perciò io dico che questo punto, poi la partita deluso sempre se non vinco. Però bisogna dargli sempre il giusto valore. Mi sento qualcuno che si lamenta. Io dico che veniamo da due vittorie e due pareggi, con squadre forti. Alcune forti, alcune un po' meno, però. Io voglio iniziare a dare dei meriti a questi giocatori, perciò sento ogni tanto qualcuno si lamenta, qualcosa, diciamogli anche bravi ogni tanto. Ieri ha parlato spesso che avrebbe voluto vedere una squadra con la stessa identità per più minuti nell'arco della partita. Oggi ha visto dei passi in avanti sotto questo punto. Sì, siamo partiti, ho detto, molto bene, il secondo pure. Abbiamo avuto un mezzo lì al primo tempo, da metà in poi, dove siamo un po' andati fuori giri, dove abbiamo sbagliato palloni semplici, non forzati o difficili. E dobbiamo rimanere lucidi perché poi paghiamo tutto noi paghiamo tutto. Rammarico relativo al secondo tempo sono quei tre cartellini gialli che la priveranno di tre giocatori a Bari. Domani ci penso, domani inizio a pensarci. Cos'è cambiato tra il primo e il secondo tempo? Ah, ripeto, siamo un'altra squadra, dopo, per come avevamo finito il primo tempo poteva crollare un po', invece siamo stati bravi a rimettere la partita sulla carreggiata giusta, abbiamo pareggiato, potevamo fargli anche il terzo per me poi. E non è cambiato niente, bisogna avere fiducia, sempre fiducia, bisogna saper gestire momenti dove l'avversario magari in quel momento è superiore e così niente di più. Non è che sono tra lo spogliatoio e messo a gridare, non è da me, ma se grido è per dargli coraggio, non per sgridarli i giocatori. No, volevo sapere se a questo punto col mercato se cambiate strategie, se basta un giocatore solo, se ti aspetti ancora qualcosa di più. Io, la società sa che ci servono alcuni giocatori funzionali. Ah, tu invece Io penso che ci servono i giocatori, come tutte le squadre. Tutti chiedono, chiedo pure io. Perciò chiedo anche il mister Nesta, sono stato zitto tutto l'anno, e perciò, ma il club lo farà, lo so, però no, perché sennò passa che io non voglio i giocatori, che io sono molle, sto lì a tenere il fischietto in mano. Io voglio i giocatori, io voglio che la squadra migliori, perché io nella mia vita ho grandi obiettivi. E perciò il club lo sa, lo sappiamo tutti, sappiamo cosa possiamo prendere, cosa possiamo permetterci e cosa no, però non è che deve passare che io sto lì e accetto e sto lì a fare il pupazzo, che è no. l'ex giocatore, perché Ma in che qualcuno ancora ruolo? mi fa le domande dell'ex giocatore. In che ruoli soprattutto ti E i serve? ruoli li sappiamo noi, adesso è brutto e fastidioso dirti dove, però io credo che ci serva come tutte le squadre, tutti se vogliono rafforzare, tutti sanno cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato fino adesso. Dove siamo più carenti perché dopo tot partite le idee sono abbastanza chiare. Adesso poi dopo, in base a quello che è, cerchiamo di prendere il meglio. No, la partita di Paiaz, quella di Melegoni, magari Cernigò e qualche un po' meno, sono potenzialmente nuovi acquisti, comunque giocatori che per 6 mesi hai cresciuto e che adesso fondamentalmente sono come rinforzi, quindi in chiave mercato fai anche questo tipo di valutazione, Ovvio, immagino. sì. Poi ho detto, oggi Melegoni l'ho messo fuori. Poi si è arrabbiatissimo, e infatti lo era, perché, ma giustamente, però sai, in quella posizione per me Melegoni può giocare quinto, può giocare trequartista, ma per me la posizione migliore è quella di Pisa, che ha giocato a Pisa, al posto di Nathan. Solo che pure Nathan non è male, così male. E perciò lì sono un po' in difficoltà buona però, perché finché ci sono giocatori così come Melegoni e Nathan io sono molto contento. A proposito di mercato, visto che immagino che sei rimasto in buoni rapporti con Galliani, ti ha mai telefonato per chiedere Chi c'è? informazioni di Girma? No, 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 no.
Oh, no, se dà qualcosa, ce li prende, se no, se ha qualcosa da dare, Gagliani, grande direttore, siamo qui. Buonasera, la sua valutazione sul Como? Il Como, il primo tempo mi ha fatto una grande impressione, come fisicità, come impatto fisico sull'uomo, per me non è, non, mi sembrava un po' a livello del Parma, le squadre che ci hanno impressionato un po' di più a livello di quando i giocatori ti saltano addosso, la fisicità che hanno, per me il Como è forte, Como è forte. Davanti a un attaccante che attacca 100 volte la linea, che tira, quando tira prende la porta. Però a me è piaciuto il Como. Buon pomeriggio, mister. Si aspettava questo risultato? E soprattutto se si aspettava questo Como? Ma il Como me lo aspettavo così tosto. Risultato, noi, io spero sempre di prendere meno gol, no? Sennò poi Weiner mi tira le orecchie. Però, però un risultato buono. Facciamo sempre gol, questo mi piace, adesso dovremmo cercare di prenderne meno, questo è vero, però i risultati in B nessuno può sapere, oggi se vai a vedere gli altri risultati, fare la schedina in Serie B è complesso. Ultima domanda, dove avete sofferto di più il Como? Dove avete, in che reparto, secondo voi, vi ha messo più in difficoltà? Ma da un po', detto, abbiamo da quei 20 minuti dove gli attaccanti ci attaccavano la linea, ma con velocità, con forza. Dentro a campo avevano struttura e perciò sulle seconde erano forti. Abbiamo sofferto un po' lì. Ho detto, la partenza nostra ha messo in difficoltà il Como, perché abbiamo trovato giocate, abbiamo trovato delle soluzioni per me importanti. Dopo sono usciti fuori e la loro forza si è vista. Mister Pieragno ha avuto dei problemi o è una scelta tattica, tecnica? No, è stata una scelta tecnico-tattica. L'altro aspetto fondamentale, a prescindere da quello che hai detto, è la condizione atletica, perché la Reggiana è finita in crescendo, cosa che non succedeva da... No, siamo, detto, siamo bene, abbiamo ogni tanto dei giri a vuoto, ma per me sono mentali, un attimo che dobbiamo riordinarci, ma la squadra inizia a star bene e perciò finisce le partite così. Oggi alla fine Como è andato giù, noi, ho detto, se c'era una squadra che dava l'impressione, non dico di vincere, ma dava l'impressione, eravamo noi. Sì, questo volevo dirti, cioè sì. Nel secondo tempo era più la Reggiana che aveva più birra, più voglia anche di andare nell'altra parte della metà campo per vincere la partita. Non ti chiedo delle valutazioni sui singoli, però insomma c'è una crescita di tutti i giocatori, questo è il dato che è essenziale. Non so se per merito dell'allenatore o sì, se sì. Per merito dei merito senatori. Dell'allenatore. No, scherzi. No. Questo fa piacere perché sono tutti coinvolti, tutti lavorano. E se vedono che crescono sono ancora più motivati a lavorare. E sono contento, tutti si stanno ritagliando una fetta importante, tutti a fine anno avranno un valore diverso rispetto a quello, per me superiore, e questo credo che sia una bella cosa per tutti. Domanda cattiva, nel primo tempo abbiamo un po' sofferto la mancanza di Romagna, soprattutto contro i loro attaccanti. Ma non credo, sì, vabbè, Filippo è un giocatore forte per noi, però per me, se tu, io poi dopo mi sono arrabbiato con alcune scelte che abbiamo fatto in quel momento lì del primo tempo dove in uscita abbiamo provato a fare un tunnel e non dobbiamo farlo. Una palla semplice, non siamo lucidi, lì per me. Perché se tu ti abbassi, stai basso con Cutrone, con gente così, prima o poi trovano lo spazio, loro te lo trovano. Perciò noi dobbiamo gestire un pochino meglio quelle situazioni là. Far risalire, avere il controllo della palla, non puoi lasciare la palla loro per 20 minuti, se no paghi. Ti chiedo una valutazione su Pajac, che era 2 mesi che non giocava, no? Quindi si è riproposto, direi, in modo promettente. Bene, il percorso che è quello giusto adesso. Adesso abbiamo messo un tempo, poi magari piano piano ancora non è al 100%, perché a volte scatta, poi a volte quando deve tornare si vede che... Però Marco ha esperienza, a piede, a scatto. Per me sarà un gran giocatore per noi. Quindi uno dei migliori acquisti. Beh, se stanno bene sono tutti acquisti. L'importante, dico sempre, la salute. Buonasera mister, io le chiedo intanto un pensiero su De Rossi, che è di oggi, e se ha lo stesso sogno, e poi quanto incide l'esperienza? C'è un allenatore di là, oggi c'è un altro che ha 1 mese di esperienza, lei ne ha 10 ormai, no? Allena da un po' meno, ammazza, è invecchiato così veloce. Quanti sono? Non mi ricordo, ma 10 o tanti. Però intendo
quanto incide nel calcio in generale l'esperienza quando affronta, che so, un Castori? Quanto parte avvantaggiato di un quanto? Ecco. Ma ho detto, è un percorso che chiaramente l'esperienza ti aiuta, perché ogni anno vedi cose, hai problemi diversi e quello ti insegna come risolverli. Però per me Fabregas viene un catalano che di Barcellona, viene con quello stile di gioco. Chiaramente già la squadra gioca bene, la squadra è forte, per me già è bravo. De Rossi l'ho sentito un mese e mezzo fa, l'ho detto l'altro giorno. C'è l'opportunità sua, per me la sfrutterà la grande, perché diventerà allenatore, quelli che sono entrati così in emergenza come Paladino, come altri. Per me De Rossi ci rimane la Roma, non è che a fine anno poi gira. Faccio un bocca al lupo a lui. Solo a lui. E ha lo stesso sogno parallelo? I sogni ce l'abbiamo adesso, una volta io volo basso sempre, mi devo guadagnare qua le cose. Oggi a Sky, a Dazzor, mi hanno fatto tutte domande da ex giocatore, ancora mi fanno domande, basta, non gioco più, fatemi domande su come alleno e poi magari criticatemi, ma basta. Luca Cigarini, innanzitutto bentornato, ti chiedo che Reggiana hai ritrovato dopo 2 mesi. Grazie, cioè, non ero mai andato via, però diciamo che un periodo di assenza. Una Reggiana bella. Per un tempo. Il primo tempo probabilmente abbiamo subito molto il Como, e penso che loro sono una squadra costruita per vincere, quindi è una squadra probabilmente sulla carta più forte di noi, però io penso che ci abbiamo messo un po' del nostro, abbiamo aspettati un po' troppo senza essere aggressivi, dando poca pressione. E ci hanno costretto a difendere negli ultimi 25-30 metri e prima o poi il gol così viene. Infatti io penso che siamo andati al riposo in svantaggio meritatamente. Poi dopo, nel secondo tempo, invece, penso che la situazione si sia completamente ribaltata. Ci siamo guardati negli occhi tra il primo e il secondo tempo. Sapevamo che non potevamo condurre un secondo tempo così uguale al primo e penso che sia andata molto molto meglio. Pensi che negli ultimi 2 mesi la squadra abbia trovato quella famosa mentalità da salvezza che cercavate tanto prima? Ma non so se è una mentalità da salvezza o una mentalità da voler far bene o da mettersi in mostra. Sicuro è cambiata, è diventata una mentalità molto molto positiva. Penso che se ne sia accorto chiunque, a livello di prestazioni stiamo tenendo una media importante, a livello di risultati ancora di più. E sì, è cambiato da prima della partita di Sud Tirol, è scattato qualcosa in tanti di noi che ci ha fatto poi, ci ha portato a questi risultati, a questo tipo di prestazioni, anche se io sono convinto che possiamo fare ancora di più. Se ti lascio un po' di amaro in bocca quel cartellino giallo che ti costringe subito a tornare in tribuna. Sì, ma non è importante, mi dispiace non essere con la squadra e non poter essere partecipe della squadra, però come ho detto prima la Reggiana non vive sulle individualità, cosa che magari poteva succedere prima, ma adesso è una Reggiana con una mentalità diversa, di gruppo, quindi sono sicuro che chiunque giochi farà assolutamente la sua parte. Luca, ciao, buonasera. No, una curiosità, ci dice qualcosa su Reinhardt, visto che il reparto è lo stesso, qualcosa in più di quello che sappiamo? Ma si sta allenando con noi da un paio di settimane, quindi deve ancora entrare un po' nei meccanismi di squadra. Come giocatore non lo conoscevo, però sembra un giocatore interessante, quindi ci sarà spazio anche per lui sicuramente. È un giocatore che speriamo ci venga a dare una mano. E poi toccherà a lui dimostrare di essere da Reggiana. Quindi probabilmente il risultato giusto è il pareggio, anche se effettivamente secondo tempo a livello di occasioni siamo stati, o potenziali occasioni, siamo stati pericolosi. Però è anche vero che il primo tempo abbiamo subito tanto, forse troppo, quindi penso che il risultato sia giusto. Vanno dati i meriti anche al Como, che è una squadra forte, che l'ha dimostrato. Luca, non so se lo devo dire a te o a Nesta, ma
quando tu giochi dall'inizio la Reggiana fa sempre punti. Quindi, beh, diglielo. E hai anche provato la punizione, che pensavi forse di far gol lì perché è uscita di poco. Sì, dai. Ah, con l'Ascoli ho preso la traversa, oggi uscita di poco, speriamo che la prossima almeno c'entri la porta. No, vabbè, che dire, sono abbastanza contento, è una partita difficile tornare in campo dopo un bel periodo in cui non ero sceso in campo, è stato particolare, però penso di aver dato un buon contributo alla squadra e la squadra ha dato una grandissima mano a me. Particolare perché? Perché dovevi trovare il ritmo? Ma sì, perché quando? Dopo che stai fuori un mese e mezzo senza giocare, comunque devi sempre un po' ripartire, perché comunque gli allenamenti non ti danno quello che ti può dare una partita, quindi la prima partita dopo un periodo di out è sempre un po' un'incognita, però sono abbastanza soddisfatto, via. Tu hai parlato di Reggiana mentalizzata, che ha una sua identità, e sotto il profilo fisico come è stato? Ma penso abbastanza bene, perché comunque il secondo tempo abbiamo reagito bene, insomma, abbiamo tenuto la partita fino all'ultimo. Mi tocco, non abbiamo avuto infortuni, penso, probabilmente oggi forse una delle poche partite, quindi direi bene. Stiamo facendo un ottimo lavoro, sia dal punto di vista fisico, tutto, quindi ce lo troveremo. Luca, tu sei un esperto, ti voglio chiedere, i pareggi servono oppure a forza di pareggi poi dopo se incappi nella sconfitta vai giù, se invece vinci? Se ti ricordi bene, 2 anni fa abbiamo perso un campionato per 2 punti, quindi per 2 pareggi, quindi servono assolutamente, soprattutto se sei in una zona in cui i punti iniziano a pesare, se ti devi salvare, ma è un punto che al di là della classifica probabilmente ora come ora serve più a noi a livello mentale, perché pareggiare contro il Como, dopo che sei andato sotto, dopo che hai fatto un primo tempo un po' così, fare un secondo tempo del genere, penso che serva tanto a noi. E forse nessuno se l'aspettava, però è una classifica strettissima. Sì, però lo sapevamo, consideriamo che fino a un mese fa eravamo nella zona rossa, quindi dobbiamo proseguire così. Ma anche oggi abbiamo dimostrato di provare a vincerla, di volerla vincere. Il nostro allenatore ci chiede sempre di scendere in campo per vincere. È normale che ci sono delle partite in cui un pareggio va più che bene, soprattutto per come si mettono le partite. Ecco, magari a Pisa abbiamo preso il gol a 5 minuti dalla fine, quindi ti rimane un po' l'amaro in bocca. Io penso che oggi, ad onor del vero, un tempo per uno il pareggio sia giusto. Sì, questo sì. Noi per ora abbiamo fatto 2 vittorie, 2 pareggi, 4 punti. Se proseguiamo così va benissimo. Luca, notavo proprio, sono 20 stagioni da professionista straordinario e sempre ho voluto controllare, è mancato solo il debutto in nazionale, un paio di convocazioni. E poi le chiedo se possiamo sperare, sognare che batte i record di longevità dei registi. Sarebbe bello vederla in campo fino ai 40 anni, che sono più tipici magari dei difensori centrali, Costa Curta 41. Guardavo Mateus 39, ecco, ci possiamo sperare o? Ma guarda, io per ora non ci sto pensando, ti dico la verità. Mi sto divertendo, mi diverto, mi piace allenarmi, mi piace giocare, mi piace stare con i compagni, quindi finché c'è questo entusiasmo, perché non proseguire? Poi è normale che dovremmo parlare con la società, però io sono aperto a proseguire. Matan Girma, come sabato scorso, oggi è arrivato un 2-2, forse dal sapore un po' più diverso per te e per la Reggiana? Alla fine comunque un punto, cioè un sapore diverso, sì e no, cioè, ho fatto gol, sono contento, però non abbiamo preso le 3 punti e cioè, mi dà ancora un po' fastidio quello, perché abbiamo avuto l'opportunità di prendere questi 3 punti oggi. Cioè, c'era una bella squadra del Como anche davanti noi, però abbiamo sbagliato tanto. Ecco, forse soprattutto nel primo tempo, dopo il gol del vantaggio di Gondò, esattamente che cosa è successo? Certo, dopo il gol si poteva chiudere il 2-0 subito
io davanti ho sbagliato tanto sulle mie scelte e dopo non abbiamo riuscito a risalire, quello che non ha aiutato la squadra. Nella ripresa invece che cosa vi siete detti all'intervallo e che cosa è cambiato per voi in campo? Abbiamo sbagliato meno, perché primo tempo tanti passaggi semplici sbagliati, e il fatto di sbagliare non fa salire la squadra, fa che stiamo giù. Secondo tempo abbiamo controllato di più la partita e anche quando abbiamo perso la palla abbiamo subito fatto la contropressione e quello ha fatto la differenza. Quel cartellino giallo un po' ti dà fastidio, immagino. Sì, mi dà fastidio, volevo giocare la prossima partita, volevo giocare tutte le partite, però doveva arrivare un momento, dal 2 dicembre con Modena sono in diffida, allora cioè, ho provato di stare il più possibile anche sul campo, però è arrivato il momento di fare un passo indietro. Nathan, ciao, buonasera. Buonasera. Due cose, una è, sei salito a 5 gol come Gondò, no? Insieme, cioè 5 tu, 5 lui, chi ne farà di più da qua alla fine? Speriamo di arrivare tutti il più su possibile, tutti e due. Ok, un'altra cosa, rispetto a un anno fa la tua vita è cambiata, no? Cioè da così a così, no? Adesso in tanti parlano di te, anche i quotidiani nazionali, siti nazionali, la sorpresa Girma, è cambiata davvero, cioè anche a livello social o in strada, cioè ti scrive la gente, è cambiata veramente così tanto la tua vita? Sì, è cambiato, sì, perché cioè, prima nessuno si fregava di me, cioè, io giravo in città, nessuno mi conosceva e adesso tutti mi scrivono, cioè, devo mi abituare a quello. Nathan, le chiedo se quanta gratitudine ha nei confronti della Reggiana, ovvero se in questi giorni arrivasse un'offerta dalla Serie A, spingerebbe per lasciare o spingerebbe per raddoppiare e ipoteticamente se firmerebbe a vita per la Reggiana? A vita non lo so, però la Reggiana la tengo sempre nel mio cuore, perché è loro che mi ha dato l'opportunità di giocare tra i professionisti. E comunque no, io a gennaio non vado via, quello è sicuro, ho già parlato con il mio procuratore e voglio stare alla Reggiana e fare bene e salvare la società. Como in difficoltà a tratti con voi, Venezia battuto, il Parma fermato allo stadio Tardini, controllavo meno 4 dai playoff, ci sarà un momento in cui si potrà ipotizzare di battersi per l'ottavo posto, di provarci quantomeno? Si gioca per vincere al calcio. Le emozioni degli stadi di Serie B, Marassi, questo che ha fatto anche l'Europa, Marassi doppio, Marassi con il Genoa, le emozioni di cattedrali dello sport italiano, se c'è emozione, se carica tanto, la differenza fra giocare, non ricordo se abbia giocato, a Cittadella e nelle cattedrali. Sì, è diverso, c'è un'atmosfera diversa. Io dove mi piace di più giocare è qua a casa, con le nostre tifosi, mi sento veramente bene, spinto da loro. Però dopo, quando sei sul campo, non è che senti tanto quello che succede fuori. Sei concentrato su quello che devi fare sul campo. Qualche hobby singolare? Qualche? Hobby singolare, particolare? Mi piace il basket. Va a vedere? Sono già andato a vedere due partite e voglio anche vedere altre. E qualche volta vado a giocare anche da solo con mio fratello fuori. Grazie a voi.